Su Onda TV Giovani, canale 618 del digitale terrestre, l'appuntamento con Messina può rinascere. Torna questa sera Messina può rinascere, la trasmissione che parla dei problemi della città dello Stretto, tentando di individuare le soluzioni. In questa puntata si parlerà della zona falcata, cuore storico della città sempre più abbandonata. In particolare, Messina può rinascere, punterà la lente di ingrandimento sull'inceneritore che da decenni deve essere abbattuto, ma è ancora lì, perché la procedura per la sua eliminazione sembra essere più lunga del previsto. Si parlerà inoltre di una delle aziende più importanti della città, che si trova proprio in quell'area, la Rodriguez, che è in crisi e potrebbe anche chiudere o essere venduta nei prossimi mesi. Infine, in primo piano l'autorità portuale, importante ente che ha operato bene negli ultimi anni e potrebbe essere accorpato ad altre autority siciliane dopo una riforma che non terrebbe in considerazione molte peculiarità del porto di Messina, che è primo per numero di passeggeri e crocieristi in Sicilia. Ospiti in studio Raffaella Spadaro, portavoce provinciale dei Verdi, il presidente del Movimento Vento dello Stretto Ferdinando Croce, l'imprenditrice e artista Linda Schipani. Nella parte culturale sarà con noi la bravissima pittrice Maria Giacobbe, conosciuta in ambito nazionale. E poi protagoniste, come sempre, saranno le vignette di Francesca Maio, che riprendono i temi della trasmissione. Tutto questa sera alle ore 21:35 e domani alle 13 sul canale 618 Onda TV Giovani. Sabato alle 18 sul canale 85 Onda TV.